Power 106. LA, it's your girl Yessie Ortiz. Got some brand new music. I need you to turn it up and let me know what you think. It's Lloyd called Oakland on Power 106. Eccoci qui, nonostante questa bruttissima giornata che oggi si abbatte su Roma, stiamo aspettando Edoardo che scende di casa, il solito ritardatario. Ci fa sempre aspettare, è peggio di una donna che quell'uomo. Ah bello, gli hai fatto ogni volta. Come stai? Insomma, gli sta a far aspettare mezz'ora. Pioggia. Andiamo? Tocca andare a fare la spesa. Andiamo a piantare il letto. I'm just trying to pass all the red lights and the stop signs. I'm ready to go before I get to the baby. That's a problem, 'cause I'm way too scared to call and you might give me a stay night. Oh. Abbiamo comprato tutto il necessario per la nostra ricetta. Oggi faremo dei nuggets di pollo. Come avete potuto notare, il nostro compagno dovrebbe essere qui alla mia destra, Matteo, non c'è per motivi di salute. Buongiorno raga. Niente, volevo dire, sono con 38 di febbre. Sono male, non potrò essere dei vostri. Salutate tutti e buona registrazione. Per la preparazione di questa ricetta molto light abbiamo della farina tipo 00, dei corn flakes, del petto di pollo e delle uova. Poi abbiamo pensato di aromatizzare il petto di pollo con del pepe nero e del sale. Ok, passiamo alla preparazione. Sì, la fame con tutti questi che non ci servono adesso. Queste saranno per le chips di dopo che accompagneranno i nuggets. Infatti, non dimenticare. Ecco, bravo, complimenti. Buona patata. Buona patata. Allora, prendiamo tutto, Vito inizia a fare la pastella, io taglierò il pollo. Allora, il pollo lui non l'ha specificato, abbiamo preso dei petti di pollo in modo da fare il bocconcino. Intanto qui preparo la panatura per appunto i nuggets. Bisogna spaccare del tutto i cereali, distruggeteli. Se volete potete anche utilizzare entri la carne, un batticarne, non so, qualcosa, un martello, quello che cazzo le pare, un zampietrino, tutto quello che volete. Prendete il zampietrino e cominciate a fare, capito? Con tutta la rabbia là. Intanto vi lascio al pollo. Allora, qui stiamo ancora tagliando il pollo. Vedete? Andiamo a formare una sorta di striscia di pollo. Questo lo buttiamo. Il pollo compratelo, mi raccomando ragazzi, buono. Noi oggi siamo dovuti andare al supermercato perché, essendo domenica, i macellai sono tutti chiusi purtroppo, però abbiamo comunque comprato del pollo senza OGM, quindi vedete, questo deve essere un po', diciamo, lo spessore del pollo che deve avere per il bocconcino. Ora adesso lo andiamo a tagliare. Come sta a fare? Come sta a fare? Va bene così? Va bene, fanno tutti la stessa grandezza così per la cottura. Ok, perfetto.
Io intanto apro le uova, mettiamo 3 uova, 4, quante ne vogliamo? 3. Ora moltiplichiamo con i ingredienti. Mai aprire le uova su una, sul contenitore, perché l'uovo è marcio, finisce dentro. Io l'ho fatto, però così, ragazzi, sto tagliando un altro pezzo di pollo, dato che quello è un po' poco. Io intanto sbatto le uova con una frusta. La seconda volta facciamo una cosa del genere. Il carattere è una telecamera qui. Il nostro camera mezzo aereo. Sempre pronto a riprendere tutto, qualsiasi cosa. Anche le cazzate che diciamo che sto parecchio. Quelle non mancano mai, ragazzi. Certi frame, certe testate, ho appena data una. Per fortuna che. Non abbiamo ripresa, dici? Sì. Così vediamo il tuo grado di idiozia proprio supremo. Comunque, torniamo al pollo. Una volta fatti i bocconcini, Vittorio, se mi prepari per favore la linea per la panatura, mi faresti un grande piacere. Scusa, la linea. Prego. Ok. Vedete? Questo, ragazzi, è lo spessore che dovrebbe assumere il pezzetto di pollo, il nuggets, vedete? Più o meno questo. Saranno, quant'è Vittorio? Un centimetro, due centimetri? Due, diciamo. Sì, due centimetri, più o meno. Ora, lui sta sbattendo le uova. Quattro uova abbiamo messo per la panatura. Uova, cornflakes e farina. Allora, prima di passare alla panatura, andiamo ad aromatizzare il pollo con un po' di pepe. Quindi diamo un po' di sapore. Esatto. Insaporiamo un po' meno, vedete così. E diciamo una presa abbondante di sale. E poi, raga, lo dico proprio alla romana, alla zozza. Girate, impastate, fate come le mani. Esatto. Girate bene, insaporite tutto in modo che il pepe si vada a mettere su tutti i nuggets. Vado a insaporire tutti i nuggets. Ok, vai. Allora, per la panatura abbiamo fatto una catena di montaggio. Per semplificare il lavoro e lavorare più pulite, perché ragazzi, in cucina si lavora sempre puliti. Ora, vai Vitto. Possiamo prendere il pollo, mettiamo nella farina, un po' di qua, un po' di là, poi passiamo nell'uovo e lo lasciamo a Edoardo che si impiastra bene le mani. Esatto. Nei cornflakes. Nei cornflakes. Sono rimasto. Preparati un po'. Mi raccomando, la panatura uniforme soprattutto nella farina e nell'uovo. Io già ho fame. Come mai? Infatti la parte più bella viene dopo. Uniforme la panatura, ve lo ripeto. Insieme ai miscordiati. Questi sono i nuggets finiti, come vedete, sono tutti omogenei. Adesso passiamo a friggerli. Per la frittura usiamo
un olio di semi di girasole che tiene la temperatura dell'olio un po' più alta, quindi non si andrà a bruciare. Il ponte di fumo è più elevato. Il ponte di fumo è più elevato, quindi non lo merda. L'olio a temperatura, vedete, inizia a scrivolare, vuol dire che adagiate i colletti. E adesso ne metto pochi per essere il colore che devono prendere. Dato che fuori hanno i cornflakes, ragazzi, i miei, girateli costantemente in modo da non bruciarli. Poi naturalmente ognuno ha i suoi gusti, quindi a noi piacciono un po' più bruciacchiati, quindi vi farò vedere come li mangiamo noi. Dovrebbe essere un po' la colorazione che dovremmo assumere. Intanto che Edoardo friggerà i nuggets, io preparo delle chips che serviranno per accompagnare appunto i colletti. Prendiamo due patate di media grandezza e tagliamo a metà, e poi con l'affettatrice, per chi ha l'affettatrice o chi non ha l'affettatrice a casa può utilizzare tranquillamente la mandolina, e noi, visto che abbiamo l'affettatrice, la sfruttiamo. Chi non avesse la mandolina non fa nulla, fa o le taglia a mano finalmente, ma è complicato in Italia. Come potete vedere abbiamo impostato l'affettatrice a poco meno di uno la grandezza, perché la grandezza che ci serve a noi è questa, per più non troppo fine perché sennò si bruciano, e né troppo spesse sennò non vengono belle croccanti. Tagliamo tutta una patata intera, come potete vedere schizza tutti i liquidi che sono presenti, quindi ora li mettiamo un po' ad asciugare con della carta assorbente, perché sennò quando friggiamo, anche perché le patate tagliate così contengono molto molto amido. Guardate qui, questo è tutto amido, è tutto appiccicoso, voi non potete sentire purtroppo, fortunatamente no, purtroppo, perché senti codorino che esce da lì. Qui continuiamo la frittura dei nuggets. Vi consiglio di fare due patate se siete quattro persone. Ora noi per la decorazione utilizzeremo solamente una patata. Vedete, dobbiamo mettere tutte così, tipo dei soldatini, no? E poi sopra un altro strato di carta, così che si diminuisce tutto l'amido. E facciamo in modo che la carta assorba tutti i liquidi in eccesso. Ora che le patate si sono praticamente prosciugate, le prendiamo e le adagiamo nell'olio bollente. Mi raccomando, non mettetene troppe dentro perché sennò si attaccano. Vedete che si attaccano? Quindi bisogna buttargli l'olio sopra, non giratele, se no è un casino. Quando si coppiano, l'olio sopra e si può buttare. La cottura è veramente 10 secondi, pochissimo, altrimenti si bruciano. Quando si sono un po' dorate possiamo girarle. Mi raccomando, come avete visto prima, ho lasciato la buccia per dare un po' più di croccantezza. Togliamo le patate. Quando avranno raggiunto questa doratura, le prendiamo e le buttiamo nella carta assorbente. I colletti sono pronti. Mi raccomando, il vassoio con della carta assorbente sotto un po' in modo da non sporcare nulla, essere più comodi. Eccoli, ora vi date un attimo un asciugatino, sottolineo
chiesto. Eccoli. Adesso dentro. Vi faccio vedere come dovrebbe essere. Questo è il colore, vedete? Belli succosi dentro. Adesso ci mettiamo un po' di sale e lo mangiamo. Esatto. Assaggiamo un po'. Guarda, buonissimo. Lo vediamo di piattare. Vai, un po'. Col cartoncino. Mettiamo un po' di sale. Se la date. Intanto abbiamo preparato anche qui due bicchierini con freccia e maionese. Poi usate quello che volete. Noi prepariamo questi due. Sai? Sono migliaia di calze. Questa volta vorrei provare la salsa curry. Poi anche le patatine si possono fare una variante, invece di farle semplici si possono fare con sopra il pecorino e il pepe. Pronto il cartoccio. Il cartoccio è pronto, lo adagiamo qui vicino ai colletti, compagnia. Siamo in compagnia. Questo ragazzi è il piatto. Ricapitolando il tutto, per i colletti abbiamo utilizzato un petto di pollo, della farina, dei cornflakes e dell'uovo per la panatura. Questo invece per le patate, per le chips abbiamo preso delle patate di media grandezza, abbiamo tagliate a metà due patate e con l'affettatrice abbiamo affettate a un millimetro. Mi sono scordato di, per insaporire il pollo usate del pepe e del sale, sempre in base a quanto piace a voi. Voi potete anche non utilizzarlo, usare paprika, usare curry, usare quello che vabbè, vi pare. Vabbè, ma fanno come vi pare. Infatti, esattamente. Come so? Io provo col ketchup. Buoni. Buoni. Vedete? Belli croccanti. Buoni. Sono i cereali. Buoni. La patatina? L'ho assaggiato io. Ah. Non lo so, se mangiamo un filo. Assaggio. Anche la seconda ricetta è andata, ragazzi. Come avete potuto vedere, è molto semplice da preparare. Gli ingredienti sono molto semplici sia da comprare che da cucinare. Nient'altro, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, condividete, continuate a seguirci anche su Instagram e su Facebook, alle pagine ufficiali. E salutiamo Matteo che oggi non c'è potuto essere perché, come avete visto, ha la febbre, quindi non è potuto essere con noi e sarebbe seduto proprio lì accanto a me. Purtroppo ciao, è Matteo. Malato. Ciao Matteo. Salutiamo pure nonna, mamma, zie, prozie, tutti nonne. Tutti. Salutiamo anche voi. E ci anche Oz, perché e anche Oz, il grande Oz. E va bene, ci vediamo alla prossima. Continuate a seguirci. Ciao belli. Anche la seconda ricetta è andata, ragazzi. Avete visto, abbiamo usato ingredienti semplici, sia da cucinare che da cercare, che da provare. Anche la seconda ricetta è andata, ragazzi. Avete visto? Anche la seconda ricetta è andata, speriamo. Ciao, oh, che svolti è lì. Ciao Ozzy. Ma acceso il microfono. Gli rode il culo. Guarda un po' se sta suonando.